concerti. Baker è scomparso. Eravamo d'accordo di incontrarci alle 8. La maledizione, Jimmy, dove sei? Subito, andiamo, andiamo. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti alla recensione di questa Soundbar della Una. Vi dico subito che si sente bene, non c'è nessun problema di audio, non c'è nessun problema di distorsione. Soprattutto perché si deve acquistare una Soundbar, nonostante magari abbiamo in casa dei televisori da migliaia di euro. Per il semplice fatto che gli altoparlanti nei nuovi TV a cristalli liquidi LCD con schermo 4K Full HD sono posti dietro il televisore, quindi non vengono recepiti i suoni direttamente al nostro orecchio, ma passano attraverso dietro il televisore e magari rimbalzano anche contro un armadio, oppure se avete un televisore incassato in un mobile rimbalzano contro il legno. E cosa succede? Succede che nella musica non c'è nessun problema per quanto riguarda quando sentiamo musica e parti musicali, magari di un film con effetti speciali, ma quando dobbiamo sentire bene il parlato, beh, delle parole possono sfuggire e in più bisogna in qualche modo alzare il volume della televisione. Ecco perché acquistiamo a parte, o si ha un impianto Dolby Surround, oppure bisogna acquistare a parte una soundbar proprio come questa. Questa soundbar della Una è molto lunga ed è la lunghezza giusta di un televisore a 40 pollici. È rivestita di panno come quello che può rivestire appunto l'esterno delle casse acustiche. Oltre ad avere un telecomando con cui è possibile controllare il volume, la messa in pausa, il DSP per gli effetti rock, classical, dance ed altri, ha anche un display touchscreen dove è possibile direttamente alzare e diminuire il volume o spegnere addirittura la soundbar. Le casse sono due per lato e hanno una potenza di 40 watt in RMS. Anche se è una soundbar non fornita e non corredata di subwoofer attivo, questa è perfetta per sentire il parlato, quindi l'audio parlato, dei film o di qualsiasi programma televisivo. Oltre ad avere degli ingressi ausiliari, quindi AUX 1, AUX 2, ha anche un ingresso Bluetooth, una possibilità di connessione Bluetooth per collegare il nostro smartphone appunto via Bluetooth ed ascoltare la musica senza collegare ulteriori cavi. Grazie a questi attacchi può essere sia appoggiata sotto il televisore se abbiamo un mobile, oppure se la televisione è, come si può dire, fissata al muro grazie a un supporto, si può direttamente attaccare al muro grazie ai supporti per le viti. Come dicevo prima, le possibilità di connessione sono abbastanza. Abbiamo l'ingresso AUX 1 dove potremmo collegare il nostro televisore, o tramite uscita cuffie del nostro televisore, o se il nostro televisore è dotato di uscita RCA possiamo collegare l'uscita RCA appunto del nostro televisore all'ingresso AUX 1. Poi abbiamo un altro ingresso AUX 2 dove magari possiamo collegare l'uscita del nostro lettore DVD o l'uscita del nostro lettore media player oppure del nostro lettore MP3. Oltre a tutto questo vi è anche lo slot per inserimento della micro SD per poter appunto inserire nella micro SD i nostri brani musicali preferiti e ascoltarle tramite la soundbar. Se questo non bastasse abbiamo un ingresso USB anche per inserire una pendrive e quindi l'audio dei file all'interno della pendrive sono riprodotti direttamente dalla soundbar. La soundbar si presenta bene, nonostante il prezzo contenuto non si sente affatto male, anzi aiuta sicuramente ad avere un audio nel parlato molto più definito e diretto verso le nostre orecchie, non più tramite gli altoparlanti della TV che sono posti, come dicevo prima, nel retro della televisione. Come avete visto all'inizio del filmato, vi siete resi conto che l'audio è decisamente
buono. Quindi non posso fare altro che consigliarne l'acquisto e vi rimando alle prossime recensioni. Ciao!